Ciao Hao e bentornati! Da pochissimo si è concluso il Capodanno cinese ed è entrato l'anno del cane. Ma cosa significa l'anno del cane, l'anno della capra, l'anno del bue? Voglio insomma spiegarvi qualcosina in più, inerente infatti allo zodiaco cinese. L'astrologia cinese è diversa dall'astrologia occidentale, che invece è legata alla storia greca, se invece l'astrologia cinese è legata alle fasi lunari. Infatti l'astrologia cinese è basata su 12 anni ciclici e ad ogni anno è attribuito un animale, e gli animali appunto in questione sono il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Ma perché questi animali? C'è una leggenda che lega questi animali all'astrologia. La mitologia infatti riferisce che Buddha aveva coscienza della sua morte che si stava sempre di più avvicinando e rivolse a tutti gli animali della terra un appello finché si radunassero attorno a lui, ma solamente 12 di essi si recarono a rendergli l'ultimo saluto. Come ricompensa per il loro attaccamento, stabilì di dare a ciascuno di loro una fase lunare. Svelto e astuto il topo precedette tutti e fu il primo a presentarsi a Buddha. Il secondo, intelligente e razionale, fu il bufalo, detto anche toro o bue, seguito a ruota dalla coraggiosa tigre e dal tranquillo coniglio, chiamato nell'astrologia anche gatto o lepre. Subito dopo si presentò il drago, che aveva dietro di sé il serpente, considerato un fratello minore di esso. Settimo fu il cavallo, seguito dalla signorile capra, chiamata anche pecora. Immediatamente poi sopraggiunsero la furba scimmia, seguita dal gallo, con i suoi accesi e sgargianti colori. Naturalmente non poteva mancare la presenza del fedele cane. E per concludere, favorito dalla sorte, il maiale, che per soli pochi istanti riuscì a porgere il proprio saluto a Buddha, già pronto per il grande passo. Tra l'altro, i simboli dello zodiaco cinese sono legati dallo yin e dallo yang, ma un po' tutta la cultura cinese è legata proprio da questo binomio e di equilibrio dello yin e dello yang. Comunque scriverò tutto in maniera molto più dettagliata e precisa sotto, nel box informazioni. E se adesso voi mi chiedete, ma come faccio a calcolare il mio segno zodiacale? Ogni anno, appunto come vi dicevo prima, è legato un segno. Su questa immagine infatti potete vedere segni e il corrispondente anno. Poi chiaramente vi lascerò tutto nel box informazioni, quindi potete volendo leggere e capire di che segno siete. La tradizione cinese vuole che l'anno del tuo segno è buona norma avere un braccialetto rosso, che può essere un braccialetto in tessuto, può essere un braccialetto di corda, un braccialetto inciso, insomma un braccialetto rosso. Infatti secondo l'astrologia cinese l'anno del tuo animale è un anno che ti mette molto alla prova, è un anno impegnativo, è un anno che hai bisogno un pochino di fortuna, di incoraggiamento, di un potere in più che ti può dare solamente il braccialetto rosso. Io ve lo dico già da adesso, non sono assolutamente esperta sullo zodiaco cinese e anzi mi sono dovuta documentare, come potete vedere questo è un video che ho pressoché letto, perché veramente ci sono tante cose da sapere ed è molto semplice sbagliare. Però appunto non chiedetemi, ah ho scoperto di essere del gallo, cosa significa? Non lo so, vi lascio magari qualche sito dove potete prendere appunto delle informazioni sicuramente aggiuntive e interessanti, perché io purtroppo non so nulla, so solamente di che segno sono del bue, e so, una mia amica cinese vi ha detto che vuol dire un animale molto calmo, molto riflessivo, eccetera, però appunto non so, io diciamo che sono, credo, di più nell'oroscopo occidentale, infatti io mi ritrovo perfettamente nella mia combo. Io sono pesci, ascendente leone, e mi vedo esattamente in questo match, e quindi sì, però nel bue sta lì a ruminare, non lo so.
devo informarmi un pochino di più perché veramente non lo conosco. E niente, io con questo vi saluto ragazzi, vi mando un bacio e fatemi sapere di che segno siete, va bene? Zaijian!